E proseguiamo ora con una breve. Se c'è, sì, qualcuno forse doveva fare. C'era un momento conclusivo di dibattito, comunque. Volevo fare una domanda se possibile, ma così. Ma su che No, argomento? La dottoressa? Sì, una cosa assolutamente. velocissima. A parte, grazie dell'intervento, è stato molto, molto carino. Le rastrelliere, io la mia bicicletta non potrebbe andare in quelle rastrelliere, mi immagino che non tutti abbiano una bicicletta che possa andare lì. Nel caso, dove la mettono? Ma visto che ci sono delle ringhiere, La qualcuno posso l'appoggia mettere sulla là ringhiera, dove sì, la regola, mettete? sì. Scusi. Sicuramente è tollerato, insomma, la regola è quella, ma sicuramente. Sì, noi siamo nell'ambito della buona gestione. Quello che deve essere compreso dai dipendenti è che ci sono delle condizioni di accesso a un servizio. Devono essere consapevoli che lasciano in una certa situazione il loro mezzo. Non è che si esprime solo la rigidità, è che bisogna capire che si è liberi di scegliere, però si deve anche rispettare lo spazio a cui si accede. Quindi è una questione di comprare la rastrelliera ad hoc che vorremmo tutti per le biciclette, come ha potuto studiare Roma 3. Ci faremo dire da Roma 3 qual è la bicicletta ideale, la rastrelliera ideale. Ma nel frattempo mettiamola perché sennò i ciclisti non la possono proprio lasciare la bicicletta. Custodiamo questo spazio e rendiamo sicuro questo spazio se ce l'abbiamo. Questa è la prima cosa, è recintare, ve lo dico per esperienza. Se non si fa questo non si comincia a mettere in moto questo meccanismo, poi si perfeziona sicuramente, però si va avanti. Noi abbiamo grossi vincoli di risorse, di bilancio, quindi prima di decidere anche l'acquisto di una cosa di modico importo dobbiamo contattare 5 soggetti per una cavolata. Bisogna immaginare quel costo anche in termini di tempo, di risorse, di tutto. Quindi bilanciare le cose e mandarle avanti. Sicuramente sapere da chi utilizza la bicicletta e dai questionari quelli che sono i fabbisogni del ciclista è fondamentale per poi migliorare il servizio. Per questo noi li mandiamo sempre i questionari. Grazie ancora. Grazie. Io cercherò a questo punto di essere rapidissima perché ci sono delle altre informazioni piuttosto interessanti. Riprendo il filo come mobility manager per ricordare qual è il nostro ruolo e no, più che ruolo, che cosa facciamo, no? Quando facciamo un piano spostamento casa lavoro oppure la nostra attività, da cosa è caratterizzata? Si comincia dal definire il profilo di accessibilità delle sedi per tutti i mezzi, per chi viene a piedi, chi viene in bicicletta, chi viene col trasporto pubblico e qui viene con l'auto condivisa, al fine di migliorare queste condizioni di accessibilità. Abbiamo l'impegno a indirizzare i dipendenti verso a considerare scelte di mobilità sostenibile. Bisogna considerare quindi quello che è l'aspetto soggettivo della mobilità dei trasporti. Non è solo quello che si fornisce o l'input che arriva dall'alto, devi utilizzare questo, devi fare questo, ma spostare delle abitudini. Molto importante, come si diceva, recepire, rendere il dipendente parte attiva. Il dipendente può segnalare, per esempio, dal punto di vista della sicurezza stradale, situazioni di criticità. Queste situazioni possono essere trasmesse agli organi competenti, così è avvenuto in caso di alcuni incidenti che ci sono stati anche in Ispra. Lo abbiamo fatto collettivamente i dipendenti, io ho trasferito questa criticità. E l'esito è stato quello di un sopralluogo della Polizia Municipale che ha trasmesso la presenza delle competenti uffici dell'amministrazione comunale. Qua a questo punto la risposta deve essere a livello di infrastruttura chiaramente e di chi gestisce per esempio i punti di attraversamento pedonale perché non abbiamo avuto di questa tipologia di problemi. Però no, noi partiamo dal nostro dal dipendente, no? Che ci segnala questi problemi. E infine torno a ribadire l'importanza quando si spinge a scelte di mobilità alternativa come quella dell'uso della bicicletta, ricordare le situazioni di rischio. La bicicletta è un mezzo che percorre una situazione
nella strada che condivide con dei veicoli a motore e deve considerare, deve essere considerato questo rischio, un rischio che il soggetto percepisce direttamente, no? Non è un rischio che noi immaginiamo, il cambiamento climatico, non, no? È un rischio direttamente percepito in cui rapidamente, in base alla nostra esperienza, al nostro intuito, anche quello che abbiamo acquisito, prendiamo delle decisioni in un determinato momento. Ed è sempre, ripeto, sul soggetto che dobbiamo lavorare come mobility manager, principalmente con la formazione, la comunicazione, tutti questi mezzi che abbiamo e su cui lavoriamo. Noi cosa abbiamo fatto in piccolo oggi per il Bike to Work bagnato? Come è stato detto già dal direttore, dottor Marco Lacommare, abbiamo riorganizzato, come dal 2011, il Bike to Work, abbiamo costruito nel tempo la mappa dei percorsi dei ciclisti, una mappa che rappresenta anche le diverse provenienze, i percorsi che possono essere anche molto lunghi, e una mappa che può essere utilizzata da chi sta valutando di utilizzare la bicicletta per avere uno spunto per il percorso da seguire. E in questo caso la mappa è servita anche per organizzare i punti di raccolta in cui ciclisti tutor hanno raccolto gli altri dipendenti che oggi volevano provare a venire in bicicletta o che proveranno magari durante la prossima settimana che organizzeremo durante la settimana europea per la mobilità. Il senso è sempre di coinvolgere le persone. Quest'anno le abbiamo coinvolte fortunatamente grazie al grosso impegno dell'ufficio comunicazione dell'ISPRA, proponendo un gadget molto visibile, una bella maglietta gialla in cui affermiamo che esistiamo, siamo il gruppo dei ciclisti e ci mettiamo la maglietta. Questo è lo strumento del mobility manager, comunicare sempre avendo l'obiettivo della mobilità sostenibile. Abbiamo anche realizzato qualche tempo fa, in occasione di quell'evento in cui si presentava la proposta del riconoscimento dell'incidente in itinere, una piccola guida per la sicurezza del ciclista urbano. In questa guida, che non ha un valore assoluto ma di metodo essenzialmente, vi sono contenute quelle regole di cui parlavamo prima, però c'è con un approccio che vede le regole per il ciclista, le attenzioni, le cautele, il codice della strada, tutto quello che si diceva, ma anche i suggerimenti per i conducenti dei veicoli motorizzati. Entrambi, due punti di vista, ognuno di loro l'attenzione che deve avere nella convivenza tra mezzo a motore e mezzo basato sulla forza motoria. Infine, con i riferimenti a norme di leggi e un accenno a quella che è la moderazione del traffico. Se ne parla tanto, però sicuramente è un aspetto da tenere in considerazione, perché in ambito urbano, in situazioni trafficate come quelle di Roma, una moderazione del traffico, riducendo la velocità essenzialmente, riduce il rischio. A una certa velocità si corre un certo rischio, a un'altra velocità un altro. È per questo che molte città europee stanno abbassando questo limite, perché comunque una riduzione dei costi che sulla società ricadono dall'incidentalità. Io vi risparmio, non è un problema di numeri, però bisogna limitare, è una delle soluzioni da fare, la limitazione del traffico, lasciare corridoi di scorrimento e cercare di espandere quanto più possibile le aree, alle cosiddette zone 30, che ovviamente devono essere opportunamente organizzate, non è solo una questione di mettere un cartello con un 30 km orari, ma è un'indicazione. Noi abbiamo somministrato l'anno scorso online un questionario che abbiamo condiviso anche con gli utenti della bicicletta d'area, quindi abbiamo fatto un esperimento, non solo noi stessi ma tutti quelli che si volevano iscrivere nell'area adiacente all'ISPRA, che cosa rispondevano e che caratteristiche avevano nei loro spostamenti, il mezzo che utilizzavano, tutte queste cose che forse noi conosciamo. E non mi soffermo se non a qualche dettaglio sulla
distanza e tempo impiegato per lo spostamento che è superiore ai 5 km nel 60% dei casi, quindi si fanno lunghi percorsi a Roma in bicicletta. E sulla tipologia, che rispecchia le infrastrutture disponibili, il 41% in sede stradale e il 30% mista tra pista ciclabile e sede stradale. Questo sempre al fine di una valutazione del rischio. E il fatto di essere coinvolti, c'è una domanda specifica sul coinvolgimento nell'incidente del ciclista e una sul furto della bicicletta, risposta siamo intorno al 20%. E sul livello di conoscenza delle regole del codice della strada è curioso che tutti abbiano risposto di avere la patente, però il 60% ha dichiarato di conoscere limitatamente le regole del codice della strada per la bicicletta, pur utilizzando la bicicletta stessa. E molti conoscono i benefici per la salute e abbiamo anche informato che dalle sperimentazioni che vengono fatte mantenendo un certo limite di velocità con la bicicletta si ottengono maggiori benefici per la salute rispetto ai rischi dall'esposizione all'inquinamento ambientale. L'importante è rimanere al di sotto di una certa velocità, ovvero i 20 km orari. Abbiamo fatto qualche domanda sul gradimento del sistema di parcheggio e dell'utilizzo dello spogliatoio e doccia, naturalmente molto alto, e a una domanda relativa all'interesse per formule assicurative personali. Hanno risposto in senso positivo un 60% delle persone. È come mia abitudine, da un repertorio di buone prassi, idee e cose che ci sono a favore della mobilità sostenibile, vi faccio vedere quello che è un dispositivo interessante, non tanto per il nome che ha, l'oggetto che è, non è questo lo scopo. Lo scopo è farvi capire come un'idea buona sia stata sviluppata da una startup, ovvero l'incidente nella gran parte dei casi è dovuto a una distrazione, anche quella del ciclista. Questo dispositivo interviene sulla possibile distrazione del ciclista e quindi avvisa per tempo di cosa? Degli eventi imprevisti, ovvero buche, dossi, oppure il pedone che attraversa improvvisamente la strada. Mi pare che l'impostazione sia anche questa in direzione e a favore della sicurezza e quindi una proposta intelligente per una ciclista abituale che si deve muovere tutti i giorni nel traffico di una città come quella di Roma. Purtroppo non è ancora disponibile sul mercato italiano, come dicevo le buone idee volano fuori. È stato presentato a presentato sì, ma si compra in America. Sì, TG3 Leonardo l'ha presentato sì, qualche giorno. Però dico, è un'idea italiana che poi viene accettata e prodotta all'estero anziché in Italia, e questo è un po', cioè, dovremmo rafforzare anziché le buone idee vengano portate avanti anche nel nostro paese. Io ho finito, se abbiamo, se riesco, io invito per le prossime